Ciao ragazzi, bentornati. Oggi parliamo di un caricatore meraviglioso, marca Lonex per M4 e di serie Colt, e appunto si chiama Speed Flash Magazine. Già da questa parola, speed vuol dire veloce, quindi adesso vi farò anche vedere perché. Qui dietro in inglese è spiegato il metodo di funzionamento, però adesso io ve lo dico in italiano. Ok, la scatola è molto semplice, però anche fatta bene. E voilà! Troviamo un caricatore bello grande, ce ne stanno 450 di palline più o meno. E come vedete, ha lo sportellino classico, da dove inserire i pallini, l'imboccatura dei pallini, ma ha una particolarità che lo differenzia dagli altri. Come vedete, qui sotto non c'è un bel niente, c'è solamente questo sportellino con una scritta. Dove c'è scritto il sito e queste cose qua. Magicamente, se noi apriamo lo sportellino, oh, che cosa c'è dentro? C'è il meccanismo, ma c'è questa cosina qua vedete? È una cordicella. La cordicella fa sì che tutti i pallini salgano dentro. Ovviamente la dovete tirare 4-5 volte. Dopodiché chiudete lo sportellino e i pallini sono già tutti qua su. Questo cosa comporta? Che voi non dovete ogni volta caricare con la rotellina e comunque chi ha la brugolina sul fianco ci vuole sempre il suo tempo. Poi è capitato in alcune partite che mi sono accorto di non avere il caricatore già caricato con la rotellina e se in questo caso anche voi è capitato, voi basta fare 2-3 volte o anche di più, dipende da quanto dovete sparare, con la cordicella siete già pronti per sparare. Quindi questo qui è un caricatore che io consiglio a tutti, assolutamente. Ovviamente non costa come un normalissimo caricatore, questo qui è costato intorno ai 20 euro, più o meno, mentre un caricatore normale costa sui 10-9 euro. E poi comunque ci sono quelli che sono di marche molto molto buone, anche se sono a rotella, che costano quasi più di questo. Comunque la Lonex è una marca buona e quindi ha deciso di ideare questo tipo di caricatore fenomenale. I pallini, oltretutto, li pesca tutti, non ce ne rimane neanche uno, proprio ve li prosciuga. È molto bello. Come vedete, poi anch'io avevo paura all'inizio che la cordicella magari si rompa, che si rompa l'ingranaggio, invece la cordicella è d'acciaio, è una purissima cordicella sottile d'acciaio. E veramente mette fine ai vostri problemi di caricamento dei pallini, perché io da quando ce l'ho non l'ho ancora usata in game, perché mi è arrivato tutto oggi e adesso sto facendo una miriade di recensioni. Comunque sono sicuro che è una meraviglia. Me l'hanno consigliato appunto i miei amici, che ho deciso di prenderlo, l'ho provato e è molto molto bello. Quindi se anche voi disponete di un budget di diciamo 60 euro, vi prendete un set di tre caricatori, che così appunto avete tutti i caricatori di ricambio dello stesso tipo. E bene, quindi io ho finito. Vabbè sì, ovviamente è di metallo, non credete che sia plasticaccia. Sembra molto realistico perché appunto vedete qua il piatto. Ok, basta. Ciao, ciao a tutti.